Salve ancora una volta dallo chef Ruffi, chef Vip, lo chef più famoso d'Italia. Ormai lo sanno anche i cani e i bambini. L'altra sera ho fatto scoppiare Dubai. Tremavano i muri attorno allo stand dove ero io. Io facevo la pizza. È arrivato uno sceicco davanti, mozzarella, mozzarella, vuole mozzarella. Nessuno c'aveva la mozzarella. Che ho fatto? Mi è venuta un'idea. Mozzarella della pizza, mozzarella normalissima. Ho preso una mozzarella che usano tutti i pizzaioli per fare la margherita, fior di latte. Voi potete comprare anche la mozzarella dal negozio grattugiato, va benissimo. È un recipiente di ferro. Mi raccomando, il recipiente prendetelo di ferro, perché poi vi faccio vedere cosa. In questo caso io lo faccio qua, lo riproduco, perché la sera non l'hanno filmato mentre lo facevo, quindi io ve lo faccio rivedere. Andiamo a cominciare. Brodo d'acqua, normale. Prima che si insapori, il brodo d'acqua normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 coppini di brodo d'acqua. Andiamo a preparare. Saliamo e aggiungiamo un po' di olio di oliva alla mozzarella e giriamo. Guardate quanto gira, mo fanno una magia che voi non ve lo immaginate. Guardate come si comincia a attaccare tutta quanta. Guardate. E giriamo. E qua, come è cominciato che si è girato? Loro come hanno visto che la mozzarella cominciava a filare, hanno cominciato ad applaudire. Guardate qua. Io pure mi credevo che era difficile a fare la mozzarella, ma è facilissimo. Guardate qua. Guardate. Guardate come si è cominciato. Guardate come si è formata la mozzarella. Guardate. Assista, si avvicina. Guarda come fila. Più la fate, più fila. Guardate qua, ha cominciato a lavorare. Assista, si avvicina. Qua applaudivano loro. Alza un po'. Vai a prendere la mozzarella. Guardate com'è venuto. Guarda, mozzarella. Guarda. A questo punto, quando avete creato tipo una sfera, mettete la mano sopra così, come la pallina della pizza, i pizzaioli la sanno fare. Guardate qua e tagliate qua sotto, guarda, tagliate la palla qua e tagliate. Guardate qua la mozzarella perfetta, signori e signori, la rimettete nell'acqua, la mozzarella è fatta. Poi questa cosa qua loro se la bevono, altri applausi. Comunque a me non è che piace, signori e signori, la mozzarella è fatta fresca. Una volta che ne avete fatto, che ne so, 6, 7, 8, le prendete e le mettete sopra un vassoio. Guardate come sembrano belle. Signore e signori, io la taglio per farvi vedere la mozzarella. Guardate qua. Guardate la mozzarella come è venuta. Guardate qua. Ancora una volta dallo chef Ruffi. Vi voglio bene e non dimenticate di seguire la mia pagina.